Una difesa Reyer veramente in formato playoff. Trieste parte fortissimo. Pascolo 3-4 volte, poi va dentro. Trova Williams che danza sul perno. Si protegge. Un bel canestro. L'ex giocatore dei Canton Charter. In punta arriva Doyle a prenderla. Ecco il pick and roll per chiudere. Milton Doyle da 3. Solo rete. Williams vuole ribaltare, Sanders attacca, tenta di reggere al Viti, vola Sanders. E invece era Morgan, da Ross dentro adesso, può attaccare proprio Sanders più centimetri, gran canestro di Matteo da Ross, senza successo Gary Brown. Poi la partenza di Pascolo nelle mani di Forrai, che mette la tripla del pareggio. Ora si resta su 16 pari, se l'era guadagnata con la tripla Kelvin Martin, che può assolutamente segnare. Invece questa è una splendida palla di Doyle che va a pescare Alviti. 4 soluzioni offensive adeguate con Harry, che game time decision, come si diceva, sia Grajulis che lui. E intanto grande uscita di Jeremy Morgan, che è un grande specialista ovviamente anche delle palle vaganti, tra cui ci sono i rimbalzi lunghi. E poi la difesa di Trieste non si accorge perché riesce a stopparlo, e allora campo aperto, accelera Sanders che vola. L'ex giocatore di Anversa, la trattenuta sia di Morgan, terza volta sulla linea di fondo un giocatore di Trieste, per la seconda volta al Viti. Va in zingarata, cambio Udanoso di lui, grande scarico, la Durner facile a due mani per il più 13. Alla fine scelto il lato destro, partenza, palleggia, arresto, tripla a bersaglio Victor Sanders. Trento, Fernandez, buono lo scarico, Udanò passa il tiro da 4 metri, da Ross, è una tripla comoda. È una grande giocata di Udanò questa. Capitan Forrai, Pascolo, il gioco a due, la palla di ritorno, l'extra pass, la Durner, morbido, semigancio Mancino, canestro valido, tiro libero in arrivo. Perché siamo alla quinta partita, giocando ogni 3 giorni, la fatica si accumula. Dopo l'intervallo però, di solito i giocatori sono un po' più freschi. Milton Doyle guarda caso, con la Dolomiti Energia, partenza di Gary Brown, step back, super tripla a bersaglio nell'ex Darussia Faca. Tiratore nell'angolo al Viti, poi Fernandez, palla per terra, extra pass, Doyle, tutto giusto, e solo rete. E della BLM Arena aperta per 1000 ingressi anche oggi, un quarto della capienza. Mentre qui, bel movimento di Williams, soprattutto apprezzabile la mano sinistra, Sanders che la scarica proprio al limite, poi dietro la schiena Forrai crea dal nulla i presupposti per un canestro facile di La Durner. A Trento, a parte veramente la sfuriata con l'8-2 firmato in avvio da Milton Doyle, arriva la tripla di Andrea Mezzanotte, va in emergenza Upson a bloccare la Quintana, 5 secondi, dovrà attaccare, va in fondo, mano sinistra, non è successo nulla per 18 secondi, poi alla fine tutta quella battaglia Trieste esce a mani vuote. Brown, cameriere totale, senza tabellone. Parte Doyle, blocco di Upson, la palla dentro stavolta è buona. Upson si gira, questa volta dalla parte giusta dove non c'è nessuno, e schiaccia due mani, anche un po' di frustrazione a Gary Brown, che però non sembra pagarne le conseguenze, anzi continua ad attaccare e poi si mette in proprio. Tiro pazzo, 6-6-4-7. Ora quarto periodo con Gary Brown. La partenza di Morgan che attacca e scarica a Mezzanotte da 3 con discreto spazio, prende e spara l'ex Treviglio. Pick and roll, lo scarico, Doyle mandato sul fondo, extra pass, Udanò a cui la difesa di Trento concede la tripla, vola Udanò per terra anche dopo il contatto, canestro valido e tiro libero. Tanto forse avete sentito, coinvolto anche Jovanovic che torna con una telefonata, però in questo caso da Sanders. Udanò con gli stivali dalle 7 leghe vere, in un attimo fa tutta la metà campo, meno 16.
Mezzanotte taglia davanti a Abson, tripla bersaglio da parte di Jovanovic. Punto. Si vanno a guardare, io credo, si va a guardare la differenza canestri complessiva. Stiamo parlando di un'ipotesi ovviamente difficile, ma fa parte di quello che potrà accadere. Come detto, tutto da dipanare nei prossimi giorni, tra domenica e lunedì le grandi risposte. Domani invece c'è la sfide, ci sono le sfide del gruppo D, come detto. Ricordo, domani la sfida dell'Armani Exchange, che è già a Kaunas ovviamente, sfiderà l'Alba di Berlino nella prima semifinale.